Dallo studio ma siamo in diretta Gregorio Cruperini. Allora Gregorio, buonasera. Buonasera. Ci ha preso due gol in un derby, volevo dire. Un'emozione bellissima, sono veramente contento per la squadra, per me stesso. Ci tenevamo particolarmente, è andata bene, è stato veramente bello. Senti, ciao Gregorio, Alessio Torsuoli per ciperugia.com. È una vittoria nel nome di Ilario Castagnere, è stato il mister importante, il Perugia dei miracoli, l'era di Gaucci, eccetera. Che effetto vi fa? No, sicuramente la dedichiamo, non è stato un caso che abbiamo vinto 3-0, quindi una mano ci è arrivata e la dedichiamo. Senti Gregorio, spiegaci un pochino il primo gol, una mischia fuori borda. Secondo me c'era anche un fallo su Di Carmine che è stato strattonato, però tu sei stato più lesto a rialzarti, a prendere la palla e poi a metterla in rete. Comunque un'azione abbastanza confusa dove poi invece c'è stata la zampata, diciamo, vincente. Sì, no, ora sinceramente non me lo ricordo almeno bene. So solo che poi la palla è entrata dentro, l'avevo toccata io per ultimo, quindi sono contento. Senti, un primo tempo un po' contratto, i primi 20 minuti un po' la Ternana aveva un po' messo paura, qualche gol annullato, poi il Perugia è uscito fuori, un primo tempo equilibrato, il secondo tempo il tuo gol ha sbloccato poi la partita e poi è andata direttamente tutto in discesa. Sì, no, penso che anche il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo secondo me, poi più che passavano minuti più ci siamo, diciamo, liberati e riusciti ad essere anche noi più pericolosi. E quindi è stata veramente una partita fatta bene e ce la meritiamo. Più facile il primo o il secondo gol? Te lo ricordi? Sì, il secondo gol me lo ricordo, però forse è più difficile il primo. Sì, il secondo è stato bravo, che è stato anche il portiere. Sì, eh? sì, è stato bravo, è stato diciamo freddo, non era facile al 95esimo, però il primo gol è stato tosto. Senti Gregorio, i tuoi due gol sai che entreranno nella storia del Perugia, nei derby, negli annali, quindi a chi dedichi i tuoi gol e poi ecco, se vuoi mandare un messaggio ai tifosi anche in prospettiva del proseguo del campionato a Pisa. Sicuramente a mister Castagnere che se n'è andato e che ci ha dato una grossa mano a raggiungere questa vittoria. E poi ci tengo a dedicarli sicuramente a tutto il gruppo, anche a me stesso, ogni tanto fa bene dedicarsi da solo qualche soddisfazione. Ai tifosi io posso solamente dire che ce la stiamo mettendo tutta, ma ce l'abbiamo sempre messa tutta. Quindi con i nostri difetti, con le nostre con tutti i nostri atteggiamenti, noi ce la mettiamo tutta, ma siamo contenti e sono sicuro che ci metteremo sempre tutto il cuore, quindi di starci vicini perché ci toglieremo tante soddisfazioni. Okay, ecco Gregorio, sei d'accordo che questi tre punti sicuramente, a parte che sono molto importanti per la classifica, ma vi servono anche da più psicologico per affrontare meglio le prossime partite? Sì, no, sono d'accordo, vincere fa sempre bene. Poi ci tengo a precisare che si viene da un pilota positivo da prima di Natale, quindi da Venezia anche prima che stiamo avendo un pilota veramente positivo, quindi noi ci siamo. E il campionato è difficile, quindi capita ogni tanto di inciampare, come capita a tutti, anche a chi è in cima, però noi ci siamo lì e si sta facendo veramente bene. Senti Gregorio, l'ultima domanda, che effetto ti fa tutto che sei pisano? Tornare a Pisa venerdì sera a giocare quindi nello stadio della tua città? È un'emozione veramente bella, non vedo l'ora di giocare e sicuramente è bello, diciamo che è un piccolo derby anche per me, quindi ci teniamo, quella partita difficile, ma sono sicuro che faremo un'ottima partita. Grazie.